Cosa sta accadendo? Si sono attivati i Rift Beacon sulla mappa. Raga! Oh mio Dio! Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino e davvero impressionante ciò che abbiamo di fronte ai nostri occhi quest'oggi. Non so davvero descriverlo. Si sono attivati tutti i Rift Beacon attorno alla zona nord-est della mappa ed è uno spettacolo indescrivibile, raga. È fantastico. Nelle ultime 72 ore sono successe tantissime cose, nuovi punti di riferimento e devo raccontarvi ogni singola cosa, quindi rimanete qui con me. Non solo perché, ma sono ben 3 giorni consecutivi che Epic Games apporta delle modifiche al gioco, precisamente alle 8 del mattino, implementando dei punti di riferimento nuovi oppure ancora dei Rift, ed è proprio lì che mi sto recando, ragazzi, all'ultimo Rift aggiunto di recente vicino a Brughiere Brumose, perché in questa zona dovrebbe apparire il monumento di Pantera Nera. In breve vi spiego come stanno andando le cose. Nel momento in cui un nuovo punto di riferimento deve essere aggiunto, quindi deve apparire un nuovo luogo sulla mappa, prima di tutto ciò appare un rift nella stessa zona. Dopo circa 24 ore appare il luogo in questione ed è proprio per questo che voglio portarvi assieme a me nella villa delle formiche. Ragazzi, è fantastica. È nella zona camion trasporti Trask. Se tutto ciò dovesse ripetersi, entro oggi dovremmo ricevere questo terzo luogo, perché qui al momento, ragazzi, a nord della mappa abbiamo il primo. Al centro, invece, vicino a Siepi di Agrifoglia, abbiamo il secondo. Lo andiamo a visitare subito. Ed il terzo qui, ragazzi, ripeto, entro oggi dovremmo ricevere questo nuovo mini punto di interesse, perché si tratta proprio di mini zone che possiamo visitare, lottare e tra l'altro attirano un sacco di gente per fightare. Prendiamo questo rift utilizzabile una sola volta oltre all'altro e ci rechiamo dal nostro formicaio. Eccola lì la Doghouse, quant'è caruccia! E vi dico, raga, ieri non me lo aspettavo per nulla, perché mi sono gettato totalmente a caso dal bus e mi sono visto questa mega cuccia per cani vicino a Siepi di Agrifoglio. La esploriamo assieme, vi faccio vedere come si presenta. Ecco qui, villa per formiche in basso a sinistra. Ma procediamo, procediamo. Che poi, raga, adesso ripensandoci, volevo dirvi: avete notato che attorno a questi nuovi luoghi vi è questa sorta di contorno incandescente? Mi ricorda tantissimo uno dei pochi film Marvel che ho visto, e si tratta proprio di Doctor Strange. Quindi, come se questi nuovi punti, raga, venissero teletrasportati sulla nostra mappa da un altro mondo, da un'altra dimensione, qualsiasi cosa sia. Comunque, entriamo nella mega cuccia di Anton. Ragazzi, puro riferimento ad Ant-Man. Esatto, è proprio lui, l'uomo formica. Scendiamo per di qua. Carina la palla. Qui abbiamo. Lasciamo perdere, visitiamo questa zona che mi ricorda tantissimo la cometa di Magazzino Muffito. Tra l'altro, i suoni proprio qua sotto non mi piacciono. Assolutamente no. Mi fa paura questa zona, ragazzi, mi fa venire i brividi, devo uscire. Ok, torniamo su. Vista da qui è molto. No, raga, no, non posso davvero ascoltarli. Stavo dicendo, vista da qui è molto più carina. Oh, ok. Raga, rechiamoci nel primo luogo. Il primo che è stato aggiunto è quindi circa 2 giorni fa. Eccolo qui e presenta, oltre ai rift di lato, la stessa caratteristica del luogo di Ant-Man. Contorno super incandescente, quindi sì, qualcosa qui non quadra, perché tutti questi luoghi vengono teletrasportati da un'altra dimensione che non conosco. Anzi, qua sotto tra i commenti fatemi sapere la vostra, ragazzi. Secondo voi che cosa sta accadendo al gioco? Ma soprattutto come si andrà ad evolvere la questione? Perché lì la mappa ha fattorie frenetiche tra scogliere, foschi, moli. Sto parlando proprio di questa zona, ragazzi. Non so davvero che cosa stia accadendo lì con tutti quei Rift Beacon che si stanno attivando sempre e sempre di più. Ed è qui che mi pongo una mega domanda: ma perché tutto così velocemente? Sembra che si sono svegliati da 2 giorni, ragazzi, e stanno tirando tanti di quei content uno dopo l'altro. Così a caso. Camion trasporti Trask, prima zona. Seconda zona, Ant-Man. Raga, vi faccio vedere anche dove poterle trovare. Qui ci troviamo un po' più sopra del dominio di Doom. Pinniamo. Seconda zona, a destra di Siepi di Agrifoglio. E terza zona, invece, oggi dovrebbe apparire proprio qui. Tra l'altro, raga, perdonatemi, non l'ho detto all'inizio video, però
La cosa mi rende davvero triste, è proprio questo luogo che verrà aggiunto molto probabilmente oggi, mi rende davvero tristissimo perché appunto l'attore che interpretava Black Panther stesso purtroppo è morto circa 2 giorni fa e questa cosa davvero non so che cosa dire in queste situazioni perché non ce la faccio. Ho saputo che registrava, ragazzi, era andato sul set addirittura nonostante la malattia come se nulla fosse, quindi un grande. Davvero un grande, ragazzi. Non faceva trasparire nulla. Cambiamo discorso per favore perché non voglio rendervi troppo tristi. Stavamo dicendo, raga, le cose si stanno evolvendo un po' troppo velocemente rispetto al solito alle 8 del mattino ogni singolo giorno. Nuovi luoghi, nuovi rift, l'avanzamento dello stato di questi rift beacon. Perché sì, raga, stanno andando sempre e sempre più avanti. Domani non so che cosa aspettarmi. A quanto pare dovrebbe apparire una mega cupola verde ed il tutto mi va a ricordare tantissimo le mega cupole sulle zone del cubo Kevin, raga. Ricordate estate 2018, una cosa molto simile. Non so come si andrà ad evolvere il tutto, ragazzi. Davvero tutto troppo bello. Comunque sia, ragazzi, un bel commento qua sotto. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Noi adesso andiamo a spulciare assieme lo shop giornaliero e vediamo che cosa hanno droppato per noi quest'oggi. Menu principale, negozi oggetti. E questo è lo shop di oggi. Carino. Matematica avanzata. Billy Rimbalzello l'hanno droppato una settimana fa. Dai, e fiu. Frustina mai vista. Frustina, nuova wrap da 300 V-Bucks. Ah, ok, l'hanno messa assieme al gelatino. Il nostro cono gelato fantastico, raga. Il backpack di questo gelato mi piace un sacco perché si va a ricaricare a seconda di quanto shield o vita abbiamo. Molto bella come skin, 1500 V-Bucks, sempre apprezzata. Licenza di sbarco, non lo so. Primo stile e secondo stile. Ok, così comincia a piacermi un po' di più. Andiamo avanti. 500 V-Bucks per questa prima emote. Passiamo subito alla seconda. Indescrivibile. Che beat. E poi, ok, se l'è scampata. Se l'è scampata la nostra dottoressa. Qui abbiamo Elite Cremisy e Commando. No, Comandante Scarlatto. Entrambe da 800 V-Bucks. Andiamo subito avanti perché oggi abbiamo la nostra cara Complex. Eccola qui, la prima skin, ragazzi, di questo 2020. A seconda, ragazzi, a seconda delle competizioni. Andiamo qui, lucentezza stradale. Ma poi non so parlare. In che senso a seconda delle competizioni, Martex? Capetto. Bel sound, 1200. Xile, 500 V-Bucks invece per questo qui, molto, dico molto reattivo alla notte, come il suo intero set alla fine, ragazzi. Anche la skin reagisce alla vita notturna. Andiamo avanti, raga, non so, non ce la faccio. Rapace, e poi assieme a lui viene anche velocità. Eccoli qui, due skin davvero bellissime. Il bombardiere d'assalto lo lasciamo da parte, 1200 V-Bucks di skin di deltaplano. Animale da festa, uno dei top picconi di questo gioco, 1500 V-Bucks, ascoltiamo subito. Indimenticabile. Ben fatto, davvero ben fatto. Sulla destra abbiamo ancora Silver Surfer, non ci abbandonerà mai. E poi, raga, attenzione, il pacchetto sfida Dynamo Derby verrà rimosso a breve. Tra l'altro devo shopparlo anche io perché, raga, hanno mandato la feed ufficiale da parte di Epic Games. Attenzione, raga. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ma che soprattutto vi sia stato d'aiuto in ogni cosa. Mi raccomando, condividetelo con tutti i vostri amici. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Noi ci becchiamo tra pochissimi live oppure in un prossimo video mattutino. Un salutone da Martex e come al solito un bel... Ciao, brothers!